di Spencer TV. Rotocalco di cultura e informazione da Volterra e la Toscana. Condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. La Regione Toscana, in collaborazione con Dispenser TV, presenta La Buona Terra. Viaggio nel mondo dell'agricoltura e della filiera corta in Toscana. Siamo ancora all'Expo e parliamo ancora di agricoltura. Questa volta si parlerà di vino, ma soprattutto di vino toscano. Come si può dedurre, questa volta parliamo di vino. Quindi, che cos'è la filiera corta del vino? La filiera corta del vino, credo che questo non dovevamo aspettare, in Italia esisteva già da tanti anni, perché io sono di Monte Spertoli e quindi devo dire che già da piccolo venivo la gente venire a quei tempi a prendere le damigiane, non è più come oggi, a comprare il vino direttamente delle nostre aziende, sia le fattorie più grandi ma anche dai piccoli coltivatori diretti. E quindi ecco, la filiera del vino forse ha anticipato il concetto di filiera corta e anche per gli altri prodotti. Questo succede anche oggi, però rispetto a allora non c'è più le damigiane, ci sono giustamente le bottiglie, c'è tutta un'altra professionalità, tutta un'altra presentazione del prodotto, però credo che la filiera corta col vino e l'olio sia cominciata già da tanti anni fa, quindi si intende la vendita diretta dal produttore al consumatore senza passaggi intermedi, e questo da noi succedeva tanti anni fa davvero. Alla filiera corta poi si sono legate le strade del vino. Sì, le strade del vino sono un elemento qualificante in più, perché oltre alla filiera corta dei prodotti c'è anche l'accoglienza, l'ospitalità, quindi tutto il mondo rurale sta dentro le strade del vino, ecco, quindi non soltanto le aziende agricole ma anche il mondo dell'agriturismo, della ristorazione, del commercio in questo settore. Quindi le strade di vino sono un allargamento della filiera corta che abbracciano tutto il mondo rurale. Prima siamo partiti, diciamo, con l'enoturismo, ormai siamo al turismo enogastronomico, perché non sono solo più strade del vino ma ci sono anche dei sapori e quindi c'è tutta la bellezza e la varietà dei prodotti della nostra Toscana. E qui all'Expo sono state organizzate anche delle degustazioni. Sì, ben 12 degustazioni rappresentate alle nostre strade, 3 per ogni pomeriggio con la presentazione dei loro vini. Anche questo può essere un salto per insegnare a bere. Ora si va a assaggiare una Chianti Riserva Monte Spertoli della fattoria tenuta di Morzano. E in mezzo alle eccellenze dei vini toscani, dall'Expo Rurale è tutto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Cin cin!